Ok signori, benvenuti alla gara. Allora, vediamo un po', assetto la gara. Vediamo, sono quanti giri, così che c'è la barra l'uno. Allora, quanti giri saranno? 33. 33 giri. Poi vediamo. Se vediamo che credo di attuare. Superstella che parte indietro, possiamo anche provare qualcosa di diverso. 33 giri. No, no, non ce la fai a far dura dura. 7, 14, 30. 7, 18, 34. Facciamo soft, media, hard. Media, media, media. Allora, proviamo a partire con le soft. Vediamogli il bonus nelle gomme hard, perché sono quelli che saranno stile più lungo. Quindi Vincenzo le gomme le tiene meglio in teoria, quindi potrebbe fare no, anche lui 8, 16, 28, 8, 16, 32, niente, facciamo la stessa strategia a questo punto, magari invertiamo, facciamo con uno andiamo su hard e con l'altro andiamo su medio, poi vediamo come si evolve la situazione, anche se io preferirei, visto come sono messe le cose, preferisco fare soft, media e poi hard, magari seguiamo anche gli altri. Questa è la panoramica delle gomme, mi paiono tutti in buone condizioni, tranne Alex che ha solo una soft, si è portato 15 gomme dure. Addirittura Rilex non ha gomme soft nuove. Poi interessante, interessante. Andiamo a vedere la griglia di partenza. Vincenzo in pole, Ivan Penn, Formula 1 Life, chiamato un disperato riscatto. Mauro e Mazzu a Gattino. Andiamo un po' più avanti. Gallias parte settimo, per una volta parte davanti. Adesso per Sebio, poi iniziano le strategie alternative con il solo Cix con gomma soft. Tutti su gomme lunghe. Vai. C'è sempre questa visuale di elicottero di merda. Scusate. Vai. Partiti, parte malissimo, Superstella. Partito come un fulmine vince invece, partito come un fulmine, vediamo se Superstella riesce almeno a non perdere ulteriori posizioni a curva 1, ma viene affiancato da Gladiator, vince qui, vince, intanto ha un vantaggio già abissale, niente, perdiamo pure la posizione su 5, si sta a vedere, mamma mia, che serve partire su soft se poi perdiamo la posizione, pure Albajei dentro. Resistiamo all'esterno, sì, proviamo il sorpasso su Cix. Superstella ci prova, intanto andrà a seguire Vinci che, per come ha messo, può anche mettersi in conserva a questo punto. Superstella continua ad attaccare, ha passato Cix, buona cosa. Dai, anche su Gladiator che è su gomma media potrebbe farci perdere tempo. No, Gladiator è bravo a difendersi. Superstella non altrettanto a trovare lo spunto. No, dai, ma come esci? È uscito malissimo dalla curva. Se no bruciamo subito le gomme. Vinci conserva 7 decimi su Mauro, poi a Gattino, partito benissimo. Super Seb è sesto. Super Seb è sesto, me l'ero persa. Dai, dai, dai. Su che? Chi è? Formula 1 Life è andato largo. Il giro veloce di Mauro. Resta 7 decimi, no, no, dai, passiamo da passare Formula 1 Life a difenderci da Albajei. E niente, abbiamo perso un'altra posizione, 11°. Continua la lotta pazzesca nel gruppo dietro, Vinci invece continua a conservare il suo margine, 7 decimi. Ampia lotta, Formula 1 Life che partiva terzo, dovrebbe essere adesso deve difendersi da Albajei, vediamo se il nostro Superstella, ecco, dai, 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 dai. Prova ad andare all'interno di Albajei. Prova ad andare all'interno finalmente. Un sorpasso. Decimo. Levanta Bagar che però non aiuta. Albajei tiene all'esterno. Vedo c'è una Mercedes per caricare una dopo ce l'ha. E niente, ovviamente Superstella, quando c'è un sorpasso, non riesce mai a finalizzarlo. Di traiettoria, mamma mia, dietro a Vincenzo si scannano con Ivan che ha passato a Gatino.
c'è anche Galliens che vuole unirsi alla festa. Superstella ripassato al BJ. Dai, dai, almeno difenditi in curva. Buona cosa. Adesso dietro a Formula 1 Live, anche lui ha perso posizione. Oddio, mamma mia, che bordello qua. Agatino su Galliens con Ivan che affianca. Ivan affianca Mauro. Vinci può continuare a gestire la corsa. Invece Superstella continua a stare lì nel mezzo. Posizione poco soddisfacente per il momento. Vediamo se. Ecco, è uscito meglio. Vediamo se può provare l'attacco. No, invece al VJ che si affaccia sugli specchietti del nostro pilota dell'Alfa Sauber, al VJ ancora. No, dai. Mentre dietro, no, sì, sono le due asse che si stanno scannando. C'è Formula 1 F che ho la sensazione stia facendo un po' da tappo in questo momento, perché Superstella non riesce a passarlo e quindi c'è dietro al VJ che gli sta su ossa. Dai, ma su, ma me, affacciati, niente. Mamma mia, c'è il VJ che sta. Sono 15 volte che continua ad affacciarsi. Proviamo ad andare su di carburante, magari riusciamo a passare Formula 1 Live. Adesso si affaccia su Super Seb. Mamma mia, Formula 1 Live. Niente, è andato lungo Superstella. E abbiamo perso un'altra posizione. Vinci, vinci, teniamolo così perché sta gestendo le gomme abbastanza bene. Qua la sensazione che serve a fare un undercut perché dobbiamo levarci subito dal pacchetto di mischia. Adesso si può considerare un po' ci passa pure Cis. Guarda, Vinci va fortissimo, te sei qua a navigare nel mezzo della classifica. Potrei pensare di iniziare a spingere mentre lo su doppia gomma hard. Quanti 16, quindi dovresti farcela. Sì. Vai, vai. Iniziamo a spingere. Facciamo un mega undercut, facciamo due soste sicure. Perché se no rischiamo di buttare la gara accoppiando gli altri. Invece dobbiamo variare, anche perché siamo fuori dai punti. Fare 17esimo, 11esimo non fa bene. Agatino ha tagliato una curva, non ho idea di che è successo. Infatti giro veloce, Fuchs nel T3, guardate, 1.7 più veloce. Dovrebbe restituire le posizioni, come qua sempre bloccato. Agatino, Ivan, Gladiators, Mauro, attenzione, Galli e Sede Mazzo si fa. Si stanno scannando dietro con il pilota Red Bull che riesce a prendere la posizione e Superstella addirittura, nonostante stia spingendo un po' di più, sta subendo gli attacchi di Chicks, quindi malissimo, malissimo, malissimo il nostro pilota britannico. Vinci fa il nuovo mio tempo personale 22, buono. La sosta, che se no non li passeremo mai. Veloce, vai, prima a fermarsi. Magari qualcosa guadagniamo. Non dovrebbe rientrare nessuno davanti, anche perché nessuno è in condizioni precarie di gomma. Solo no, davanti a Gatino messo malino, ma non accenna a rientrare a box. Infatti non sono fuori i meccanici Mercedes. Vediamo Superstella che cosa si inventa. Vai, Vinci, bravissimo così. Eccellente gestione di gara per Vinci che sta attaccando. No, anche Chicks rientra in box. Speriamo di non farci passare a questo punto. Momento un po' di crisi. Siamo gli unici a rientrare. Tutto a posto.
10, penso che un altro paio di giri se li può fare. Magari andiamo in risparmio questo, attacchiamo quello dopo. Ma io direi di spingere. Ma anche sorpasso, poi gestiamo dopo. Dobbiamo fare un mega undercut. Va bene, dai. Vediamo, Agatino pinta questo giro, Ivan pure. Vediamo, le due McLaren, no, le due McLaren no. Gunness, però dietro sono tutti parte Formula 1 Life. Sono tutti vicini, entro 5 secondi, 6. C'è un lungo trenino che va da Gladiator ad Albaigei. Le gomme sono abbastanza consumate, aspetta, vediamo un po'. Sì, ok. Adesso vai ai box, mettiamo la sosta, 26 giri rimanenti, quindi sì, possiamo. Sì, direi di andare su media perché non vorrei che poi da dietro qualcuno fa qualche strategia strana. Bilanciato, andiamo tranquilli. Ma direi anche di non spingere così forte. Chi è andato ai box a Gatina e va bene, sicuramente noi finiamo davanti, vediamo però se qualcosa effettivamente abbiamo guadagnato questo passaggio. Siamo rientrati a 2,8, 2,8 non è male comunque. Se erano 2 secondi è un relativo. Possiamo entrare davanti ai Gallias, quindi possiamo aver fatto una buona strategia, anche se poi non penso che gli altri andranno su due gomme pure. Dai, Vinci che addirittura ha guadagnato perché c'è Gladiator dietro su gomma media, sta gestendo il suo stint. Rientra Mauro e rientra chi altro? Formula 1 Life, sosta magistrale aspetta da parte dei nostri meccanici. Vediamo, speriamo non rientri in un traffico eccessivo, amici. Vediamo, 2,9 da Ivan, l'ha montato però le soft, quindi le medie, ci può stare. Noi nei confronti di Agatino abbiamo un secondo e quattro, però lui ha fondo più usato. Ha fatto bene la nostra strategia, secondo me. Siamo a 3 secondi da Mauro, ma noi ci siamo sempre lì, evidentemente Ivan ha avuto qualche problema prima, si era entrati anche dietro a Formula 1 Life, quindi niente, undercut fallito miseramente, stiamo andando pianissimo, guardate 1,4, niente, il nostro superstella è evidentemente scioccato dal furto che gli hanno fatto. Come sta messo a gatino? Sta spingendo. Vediamo, box per Emazo, box per Gallias, tutti e due su gomma media. L'abbiamo preso nel di dietro. Sarà una gara di sofferenza a meno che non esca qualche safety car, però attenzione! Abbiamo passato Emazo. Abbiamo passato Emazo. Siamo lì con Gallias. Direi diamo una frustata, una frustata. Proviamo a vedere se alzando il ritmo. Ma no, ci passa sicuro. Anche su gomma più performante, l'ho già detto. Superstella, ma almeno difendi, dice. Disastro, disastro totale. Qua Agatino 1,6, sta sempre lì. Gara assurda di Agatino che oggi è. Oh, oggi è pimpante. Andiamo d'occhio Gladiator su gomma media. Siamo a 25 secondi, cioè rischiamo di rientrare pure dietro a Super Seb. Pit stop per problemi tecnici per Michael. Dov'è? Sta secondo, 2 secondi. Sta lottando con Ivan. Siamo sempre lì con Gallias e con Maso. In realtà siamo attaccati, se riusciamo a tenere. Ma non ci riusciamo, se riusciamo a tenere il passo di Formula 1 Life sarebbe oro. Adesso
adesso, questo giro sta andando discretamente su Stella. 2-3, qualcosa sta guadagnando. Vediamo, aspetta, non è i primi tre sono in un mondo loro. Anche se Ivan per le soste rischia di fare tre soste, speriamo abbia cannato completamente la strategia. Noi continuiamo a guadagnare il suo gattino. Box per Gladiator, vediamo se abbiamo perso anche in questo giro in realtà. Quindi non penso riusciremo davanti. Però su Formula 1 F sempre 2,5. Adesso la classifica si muove perché si muove Super Seb che sta dietro, no, sta davanti, pure Super Seb davanti, con nome hard nuove, quindi siamo messi malissimo con Super Stella, benissimo con Vincite. Adesso però mamma mia, cioè, sta approcciando il trenino di quelli davanti con gomme usate, che fra qualche giro e sicuramente andranno ai box. C'è cioè una bella lotta tra Edo Juve e Rilex, che il leader del mondiale ha messo in modo disastroso, direi di salvare le bombe qua dietro, anche se vinci per favore almeno non tamponare Mario, non tamponare Tony, poi per il resto fa quello che ti pare. Noi qua siamo sempre a 2-9 da Formula 1 Life, lotta tra sempre tra Gallias e Mazzo. Gallias si è fatto passare da Super Seb, entrata in box Rilex, che però presuppongo almeno lui ci esca dietro, sì, ampiamente vedendo dalla minimappa. Vinci che però così non riesce a passare Tony. Un pochettino guadagnato 3 decimi, dai Vinci, su. Andiamo su di Mosera, magari fanno qualcosa. Qua invece alla lotta davanti a noi sta facendo perdere un po' di tempo, specie su Formula 1 Life, che ha aperto un gap nei confronti di Maso. Si sta migliorando, ma dietro. Ah, è Super Seb che con gomma dura evidentemente o non le ha messe bene in temperatura. Dai, adesso prova a farsi strada. Sì, dove vogliamo andare. Pit per Alba J ed è l'unico. Niente, la gattina ha due. È attaccato, un secondo e sei. Continuiamo a salvare le gomme, così poi quando questi vanno ai box tiriamo una strappata. Dai, su, dentro sulla stella finalmente fa un sorpasso ed è nei confronti di Gallias, non nei confronti di Super Servo, quindi ho il timore che Gallias adesso ci torni dentro subito. No, la Super Stella che non suota oggi. Veramente non c'ha voglia. Non c'ha voglia, non si sta neanche difendendo. Vinci sta sempre lì nel limbo. A Gattino è a 6 decimi, gomme messe malaccio. Attenzione, Gladiator! Gladiator è attaccato con gomme dure nuove. Questa cosa mi preoccupa. Maledetti doppiati non sono niente. Mario continua, Mario levati, ma finché riusciamo a non farci passare da Gattino va bene. Box anche per Ivan Stella, sta sempre dietro alle regole. La Formula 1 Life è finita a 6 secondi, gara da dimenticare per il l'alfiere della Sauber. Ho paura che Agatino adesso ci faccia la sorpresa. Vediamo, Agatino che modalità è normale. Tony sta conservando e non accenna a rientrare. Non ha l'icona, non ha mica l'icona di rientrare a box qui. Scatole. Resta fuori. Attenzione, perché Vinci ha sbagliato e si è fatto passare da Gattino. Perché ti sei affacciato all'interno? Era ovvio che non l'avresti passato. Sì, vabbè, qua. Siamo rientrati dietro ad Alex Santoro. Ci ha fatto un mega overcut. Alex ha montato le medie, però non è arrivato. Spero
Spingi, no, no, anche da Gladiator no, aspetta. Andiamo su di gomma. Vediamo se. Ecco, bravo, fai le spalle larghe, fai le spalle larghe, amici. Rientrerà male. No, sta fuori, incredibile. A questo punto cosa vuol fare? Non so, sta Mario è primo, l'unico che non si è fermato. Qua si è messi da cane, 12esimo. E attacca, cioè che ti devo dire, tanto siamo nella merda. Vinci, dai, dai, vinci, che subito vuole riprendersi ciò che è suo, gattino vai box, alla fine del video. Dai, vinci, passalo subito. All'esterno, ecco, così ti de si deve difendere Supercell, donando all'interno. Niente, bravissimo, vinci, dai. E adesso torna così. Risparmio visto che il gattino fai box da Vinci contro Gladiator, c'è anche Mauro dietro. Ma Mario ha pure problemi. Qua personal best 22, ma non cambia assolutamente niente. Il gattino ha montato le medie, quindi presuppongo che non arrivi in fondo. Si è sacchiotto. Magari qualche posizione di strategia la possiamo riguadagnare verso Costella. No, facciamoci un giro e mezzo spinto a bomba. Poi andiamo ai box. Qua continuiamo a gestire bene. Consumate, ma non è buono. Chiamiamo i box super stella, va, proviamo anche qua, strategia veloce, tanto non cambia niente. Metteniamoci la benzina per l'outlap. Ok, vai, tu ti fai quest'ultimo giro, vediamo intanto. Vai su senza errori. Perfetto. Sosta abbastanza buona. Forse per stella che presuppongo rientrerà in ultima posizione. Vinci davanti. Si è fermato anche Cix, quindi strategia uguale. Io metterei le dure così possiamo spingere un po' di più invece che preoccuparci delle gomme medie. Ma finiamo nella mischia con Vinci. La cosa ideale però. Abbiamo un po' di pista libera con Superstella. Vediamo se riusciremo a farci valere. Pochi scherzi ai box. Non penso che Gladiator andrà fino in fondo. Però è un problema, perché vanno tutti ai box, chi anche Mazzo e Formula 1 Live, che non sta troppo distante, in realtà monta le medie. E vabbè, allora direi di spingere. No, siamo in fondo al gruppone. Mannaggia, dobbiamo solo stare attenti a non perdere tempo sul Gladiator perché non costringe la posizione. Superstella resta sempre lì. Questi nessuno sicuramente va con il mondo. Formula 1 Life sì, e sta dietro, questo potrebbe essere un grosso problema. Fatto un buono stint a pista libera. Vediamo qua se riusciamo a guadagnare qualcosa. Personal best, che però non serve a niente. Già solo se riusciamo a prendere Maso. Bene, box.
Pitta hanno meglio ai due piloti e box, Marco Conti e Nino. Io mi era secondo e ha perso tantissimo. Ah, questo è Agatino, questo davanti. Io che sono 18-1. Discreto. Chicks fa 17-7. Quanto sta spingendo Chicks? Oh. Siamo su Vinci che non riesce a liberarsi. Andiamo almeno Super Simo, vai box. Almeno uno. Dai su, forza Vinci. Anche Gallias sosta. Giro veloce di Amazo. Bene, abbiamo scavalcato Gallias ai box. Almeno questo. Ma ormai dobbiamo sperare di passare quelli su gomme usate. E fine della storia, perché penso che potremmo fare altro. Qua siamo ancora dietro. E la nostra macchina non è fatta per sorpassare. Forza amici, che vai nettamente più forte. Eccolo, no. Mi sta a vedere che perdiamo la posizione sul Formula 1 Live. Andiamo appaiati, ruota ruota. Devo dire la conclusione di questa gara lunghissima. Formula 1 Live ci prova, bravissimo Enzo all'esterno. Ma dai, Agatino, che cacchio. Ma com'è possibile? I nostri piloti sono rimbambiti, Albajay è uscito lì vicinissimo. Dai, almeno il sorpasso l'ho fatto. Albajay con gomma media va fino in fondo, quindi ha superato tutti. Noi penso che scavalcheremo questi 5, quindi magari qualche punticino possiamo prenderlo. O possiamo finire in una posizione virtuale di punti. Dai su, Agatino adesso fai le spalle larghe pure con Formula 1 Live però. Formula 1 Live prova a passare Agatino. Interessante. Chi è questo davanti a noi? Lo Juve, speriamo rientra in box perché con le gomme non stanno molto bene. Box per lo Juve. E pista libera. Beh, adesso ci servirebbe un gran giro, però non ho la più di spingere. Preferisco conservare le gomme. Oh, chi è quello che è uscito là? Mauro, attenzione! Mauro è uscito vicinissimo. Lo sapevo. Giro veloce di Gallias, 17-0. 18-1, non penso un secondo, però Gallias è vinto niente. C'è Rylex addirittura, quelli con strategia alternativa sono riusciti a recuperare bene allungando, evidentemente evitando la lotta nel gruppone, mentre dietro le due Mercedes si stanno scannando, forse gioco di squadra, sì, ordini di scuderia della Mercedes, adesso Vinci deve trainarsi dietro un trenino composto da Mauro, Formula 1 Life. Albajay a Gatino, sta rientrando Mario, sta rientrando Emazo. Superstella non è troppo lontano. Vediamo, Mario ed Emazo non sono lontano dal gruppone. C'è Agatino in mezzo che sta combinando caos. Ancora Gallias, mamma mia. E qua dietro sono messi. Adesso dobbiamo prenderci da Rylex. Più riesci a rallentarlo meglio è, guarda. Che si fermerà di quello davanti. C'è il problema che là dietro adesso che penso metterà le soft nuove alla fine. Allora come ora sarebbe bene un podio, ma ovviamente vogliamo vincere, quindi ci proveremo. Abbiamo messo abbastanza bene, però adesso tocca spingere. Tocca spingere, Vinci. Tocca spingere, tocca difendersi anche, tocca difendersi.
Bravo, va all'interno Mauro, no dai, ho lasciato passare Mauro, non farlo passare allora, forza Enzo, Fox, niente, là dietro ci ha passati tutti, là dietro ci ha passati tutti, incredibile, strategia monster del pilota Ferrari. Qua abbiamo perso la posizione su Rares. Mamma mia, che incubo questa qua. Su, lottiamo almeno per il podio. Devi tenertelo stretto. Ancora problema in campo, abbiamo perso molta piazza. Tanto ormai chi se ne frega, cioè. Box per il segno, giro veloce di Mauro, ah, pure problemi per Agatino, vabbè, ma Mattia c'è la gara in mano. Dobbiamo gestire questo podio. Albajay e Formula 1 Life sono molto minacciosi dietro. Di mezzo ha passato Tony, noi siamo ai margini da 0 punti. Ma qua a questo punto non si ferma più nessuno. Buona rimonta delle due Corsiglia per prendersi almeno un punto. Niente, Mattia continua a fare giro veloci su giro veloci. Giri, calmiamoci un attimo, se no rischiamo di non finire la gara. Invece 7-6, facciamo su Costella. Ci becchiamo lo stesso passo di Enzo ora. Ci becchiamo un secondo da Mauro. Niente, toccherà portare aggiornamenti alla prossima gara. Però per i 3 giri rimasti. Su, abbiamo un secondo e 4 su Albajay. E dovrà ora riprendersi la Formula 1 Live. Adesso anche Super Seb e Alex. Alex ottavo addirittura. Sta rimontando bene con il sole. Vai, su, ultimi 2 giri che sono di veloci, tanto la situazione è questa. No, invece, box per Alex, inspiegabile. Oddio, che cavolo. Cosa hanno combinato? Box per Alex, Tony e Galles. Ci regalano due posizioni. Io le prendo volentieri. Non ho posto. Due punti che non fanno male. Insomma, non fanno neanche bene. Aspetta solo che finisca. E fine, vittoria di Gladiator, secondo posto di Mauro, vinci a Bajay Formula 1 Life. E Mazzo che sta sempre lì, Rylex che limita i danni, Super Seb, Super Stella in segno. Disastro sempre delle due Renault e delle due Austin. Salviamo un attimo. Ah vabbè, salva in automatico. Ok, come vedete qua ci stanno tutte le schermate pure, visto che
Sto vedendo adesso su WhatsApp dopo la gara che vi state commentando, carino, quindi. Allora, come vedete c'è la progressione gara, purtroppo è stata una gara un po' così perché avevamo la vittoria in mano, ma ci hanno beffato di strategia perché noi siamo crollati dietro ai doppiati. Abbiamo perso troppo tempo, abbiamo peccato di arroganza, un po' forse. Ok, questa non ci sono modifiche particolari. Ecco, Gladiator vince, meritata pure come vittoria, anche se partiva nono. Vediamo un po' la classifica. Rylex vinci, Gladiator, Santoro tutti lì. Dietro Gallian, Semazo, Insegna, Mauro, Superstella, un altro gruppone. Poi AlbaJ, Super Sepp, AlbaJ che finalmente torna a fare una buona gara dopo l'ottima prova in Australia. Formula 1 Life, Mario, Cix, Tony, Cix, Agatino, Marco Conti. Ivan che era terzo, senza punti ancora, le due Renault e Michael, che evidentemente sono in una situazione disperata. Alfa Romeo prima del costruttore su Williams, sì, la Renault l'unica a zero. Leggiamo solo i commenti. Non ci credo, Mattia ha vinto, l'ho sognato stanotte. Buona prestazione di Mattia oggi, ma è tutto merito dell'Alfa Romeo così. Dannazione, pensavo che avremmo vinto, dice Mario. Comunque una gara notevole, ah, se lo dici te. Eccoci qua. Come vedete, Edoardo non ha un grande rapporto con il suo compagno ingegnere. Ok. Ah, attenzione, c'è stata la GP2. Ha vinto F1 Italia Magic su Itaven, una pulita, Nico Fiore, Prost. Classifica e campionati e primo Magic, per quanto me ne possa sbattere. Va bene, leggiamo solo i report dei giornalisti dopo la gara, se ci sono interviste, poi stacco. Intervista con Sky Sport. Vinci, nega la pole, Ivan Ben. Vai. Ok. Va bene. Ops, la marciabilità è andata giù. Va bene, signori. Niente, questa è la classifica. E un saluto. Ciao.